Allora, buonasera amici del campionato universitario, settima giornata, Lega Statale, Lokomotiv Losca contro Real Drone. Diamo uno sguardo alle formazioni, Lokomotiv Losca in maglia giallo-nera con Gardella tra i pali, poi Maltese, Mirabella, Pasotti, Ravano, Delle Grottaglie e Posse. Risponde il Real Drone con la consueta casacca viola con Colucci tra i pali, poi Ferraresi, Lorenzo Baglioni, Galimberti, Maneo, La Croce, Sant'Ambrogio, Codir e Bomber. Cantarella. Poss, prova a liberarsi in qualche modo, Poss, col destro. Baglioni. C'è Maneo, occhio al suo mancino. Maneo va col mancino alla deviazione. Delle Grottaglie. Pensa il destro delle Grottaglie. E c'è un gol clamoroso. Un gol clamoroso di Delle Grottaglie. Ora Maneo, occhio al suo mancino. Palla dentro, l'imbucata per Cantarella che la stoppa. Eccolo qui, il gol del Bomber. Colo Andre, bravissimo! Per Galimberti, 1-2 terrificante del Real Dronno, una sanguinosa palla persa in uscita dalla Lokomotiv. Poi la palla arriva buona per Delle Grottaglie che si libera ottimamente, va con mancino Delle Grottaglie. Pallone di Piato, che giocata di Delle Grottaglie. Cantarella l'appoggio con il numero 8, La Croce. Ancora Mirabella, vuole entrare sul suo destro, Mirabella, la palla che è ancora buona, ti sbaglia il controllo, la palla è buona per Ravano, che pensa al sinistro, appoggia poi per Mirabella, palla sul fondo, un'ottima occasione, al quinto minuto, a Pasotti è più caparbio di lui, allora Pasotti prova a ripartire, ancora Pasotti, campo di spazio, si libera dei due avversari, Pasotti va col destro, grandissima risposta di Colucci, pallone forse un po' centrale. Tanto qua screzio tra due giocatori. Tutto regolare, si continua a giocare, ancora Cantarella, la palla dentro! Mio! C'è il gol del 3-1! Cantarella, tutto solo, Cantarella si libera, ultimamente degli avversari, va Cantarella! Un gol pazzesco! Ragazzi, siamo con Lokomotiv Losca, precisamente con Mirabella. Mirabella, la prestazione tua di oggi non è stata sicuramente buona, ma è stato detto che è stato il meno peggio. Vuol dire che la Losca quindi ha giocato male oggi. La Losca male oggi. Purtroppo è andata male, è finita sconfitta, meriti loro, basta. Nient'altro da aggiungere. Correrete ripari per la prossima? Insomma, vi sistemerete? Assolutamente. Assolutamente sì. Vedrete un gran ritorno in campo. Grande Edo, ciao Edo, grazie. Ciao. I vincenti sono Real Dronno, squadra vincitrice, vittoria abbastanza larga sui Lokomotiv Losca che sicuramente si aspettavano qualcosa di più. Baglioni, finalmente è arrivata la prima vittoria. Seconda. Comunque, a parte la seconda, è stata una vittoria di gruppo, perché rispetto alle altre partite abbiamo giocato tutti insieme, abbiamo mosso la palla. E siamo riusciti a fare 4 gol, cosa che ci mancava a ogni partita, tranne quella che abbiamo vinto, che ne abbiamo fatte 5. Quindi è stata una vittoria puramente di gruppo, che è quello che è la nostra forza, diciamo. Ci eravamo incontrati nella scorsa intervista, avevamo detto che comunque era un buon inizio, insomma sei entrato al 100% nei meccanismi della squadra. Sì, per fortuna, anche perché non abbiamo altre punte, quindi no, bene, siamo stati bravi a soffrire oggi, siamo stati bravi perché in fin dei conti siamo passati in svantaggio, siamo andati sopra 2-1, abbiamo tenuto il risultato e poi abbiamo fatto 3-4 e 5-1, quindi complimenti a tutti, perché vabbè, è stato casuale che questa volta siamo venuti io e lui, però merito di tutta la squadra. E va bene, grazie Real Dronno, continuate così, ciao, alla prossima. Grazie.